Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon, grazie per essere ancora qui. Oggi vi voglio parlare delle 15 cose d'uso quotidiano progettate solo per i destrimani. Viviamo in un mondo pensato per persone che usano la mano destra e lo dimostrano alcuni oggetti e strumenti difficili da utilizzare per i mancini, perché progettati per destrimani. Al primo posto troviamo le penne attaccate in banca o alla posta. Avete mai notato in banca o alla posta delle penne attaccate sulle scrivanie? Se ci fate caso, noterete che sono attaccate sempre sul lato destro. Questo impedisce ai mancini di usarle in modo comodo, in quanto il laccio di attaccamento inevitabilmente finisce sul foglio, a meno che la persona non si posizioni lateralmente rispetto alla scrivania. Al secondo posto troviamo la cerniera dei jeans. Anche mettere un paio di jeans può essere più difficile per un mancino, in quanto se ci fate caso la copertura della zip si trova sulla sinistra, rendendo l'accesso alla cerniera più complicato. Al terzo posto troviamo le maniglie delle porte. Molte porte negli uffici, a scuola o nei bagni pubblici hanno maniglie ed aperture che permettono un facile utilizzo solo per chi usa la mano destra. Usare le maniglie nel loro verso di progettazione fa rischiare ai mancini di darsi una porta in faccia. Al quarto posto troviamo notebook ad anelli. Chi è mancino ha anche difficoltà a scrivere su notebook ad anelli, in quanto la mano rischia di trovare negli anelli un continuo ostacolo. Al quinto posto troviamo la tazza di misurazione. Le tazze di misurazione, se devono essere prese dalla maniglia, rendono impossibile la visione della misura durante il loro utilizzo. Al sesto posto troviamo il POS per le carte di credito. Passare la carta di credito con la mano sinistra facendo un movimento dall'alto verso il basso può risultare fastidioso e costringe i mancini ad usare per forza la destra. Al settimo posto troviamo l'apriscatole. Aprire una scatola di latta con lo strumento apposito è impossibile per i mancini, perché la rotella è progettata per essere ruotata con la mano destra. Mentre si mantiene l'apriscatole con la mano sinistra, i mancini per usare questo strumento devono assumere una posizione davvero scomoda. All'ottavo posto, sedie con scrittoio. In molte classi, aule dell'università e in centri per congressi, avrete sicuramente visto quelle sedie dotate di uno scrittoio laterale per consentire di scrivere e prendere appunti. Peccato però che i tavoli siano posti sempre sul lato destro, rendendone difficile l'utilizzo per i mancini. Al nono posto troviamo il portabicchieri per auto. I portabicchieri nelle automobili non sono quasi mai a sinistra, e bere il caffè bollente con la mano non dominante non è un'impresa davvero semplice. Al decimo posto troviamo il tastierino numerico. Il tastierino numerico nella tastiera del PC è sempre sulla destra, inevitabilmente. Undicesimo posto, le forbici. Usare delle normali forbici non è molto comodo per i mancini. Al dodicesimo posto, la chitarra. Anche suonare una chitarra può risultare complicato per chi è nato mancino. Chi usa infatti la mano sinistra e vuole imparare a suonare la chitarra, generalmente deve comprare strumenti speciali, oppure bisogna suonare la chitarra a testa in giù, come faceva Jimi Hendrix. Al tredicesimo posto troviamo il pelaverdure. I pelaverdure hanno un solo lato tagliente. Sono progettati in modo che quando sono tenuti nella mano destra, il lato tagliente è in cima e lo strumento viene comodamente tirato verso se stessi in un dolce movimento. Questo significa che i mancini per usarlo devono spingere nel lato opposto a se stessi e risulta sempre dunque più difficile. Quattordicesimo posto, il righello. Disegnare una linea misurata con il righello comporta per il mancino che la mano va a coprire i numeri, per cui è difficile essere precisi. Infine, al quindicesimo posto, la fotocamera. Avete mai notato che i pulsanti più importanti di una fotocamera sono sempre a destra? Ok, anche questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Io vi invito a iscrivervi al mio canale, di commentare, magari aggiungete qual'altro strumento è difficile per i mancini, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!